Io mi rivolgo a lei in quanto ancora interim questo assessorato al momento. Io sono 104 su 104 sentenze. Io vorrei capire, e credo che tutti vogliamo capire, per carità i debiti vanno riconosciuti, lo sappiamo, sono state identificate 600 sentenze, di queste 600 sentenze 104 sono state portate all'attenzione di questo Consiglio per il riconoscimento, però chiaramente vorrei capire il criterio con cui sono state scelte queste 104 rispetto alle altre 600, perché non è in ordine cronologico, magari sarà in ordine all'accordo che è stato trovato con la controparte, però per una questione di trasparenza forse agli atti mancano le istruttorie, quindi mancano anche le comunicazioni intercorse con gli avvocati, mancano, queste sono cose che noi avremmo voluto vedere, leggere, nell'ordine della trasparenza che tanto sbandieriamo tutti quanti, no, però a convenienza. Io però voglio dire un'altra cosa, il parere delle revisioni dei conti è sulla proposta 144, che si chiama sempre 144. Quando viene rivista una proposta, questa può essere anche una mia, diciamo, visione personale, che magari non è così per legge, non lo so, lo andiamo a guardare meglio magari dopo, la proposta non dovrebbe chiamarsi 144, ma dovrebbe chiamarsi in un altro modo, 145, 147, 146, perché c'è stata un'integrazione, c'è stata una modifica a quella proposta. Quindi per me la denominazione dovrebbe essere diversa, quindi ponendo questa attenzione su una questione di legittimità e il fatto che il parere delle revisioni dei conti ci arriva alle ore 15:30, io credo che manchi un po' di istruttoria, manca un po' una serie di informazioni per cui anche su questo caso noi abbandoniamo l'acqua. Però vi invitiamo per le prossime volte ad orientare la vostra opera amministrativa con una maggiore trasparenza nei confronti dei consiglieri comunali nella ricezione degli atti, quando allegate gli atti, io non ci hanno che ci presente già in conferenza di capogruppo provvedente da questo consiglio comunale, che non si può scaricare su un unico dipendente comunale funzionario la responsabilità di caricare sul sito istituzionale del comune fantoni di questa entità. Non è possibile, ci può essere un errore umano che può inficiare un intero consiglio comunale, è il diritto preventivo di conoscenza degli atti da parte dei consiglieri comunali. Grazie mille, noi abbandoniamo Paolo anche su questo caso. Grazie consigliere Emiliano, ha chiesto di intervenire consigliere Emiliano.